c'è una, siamo qui al museo di Santa Chiara, in centro a Gorizia, c'è la sala piena e siamo qui, guarda, ho appena preannunciato la tua partecipazione, anche se giustamente sei diciamo convalescente, però sei qui con noi e noi ti vogliamo un bene perché abbiamo spiegato anche con parte la tua carriera giornalistica, ma quello che tu hai fatto per noi beatlesiani fin dal 1963. Sì, guarda, per me è un grandissimo onore essere collegato con Gorizia. Volevo sapere se c'è ancora il cappello. Sì, sì. Perché io da bambino mi arrampicavo sui muri del castello, sai, erano delle pareti di 30 metri, noi ragazzi conoscevamo tutti i buchi. Comunque, un ricordo del 1963 a Londra, quando i Beatles hanno praticamente cominciato a esplodere, ed è un ricordo di grande gioia, un momento felice, c'era il boom economico, i vestiti colorati, si cominciava a fare dei viaggi in aereo, anche i vecchi si sentivano giovani. Io allora giravo tutto il mondo come inviato e dovunque andavo i Beatles o erano appena passati o stavano per arrivare. Cioè, i Beatles erano il segno di quegli anni, insomma. Bene, Gianni. Senti, io non ho parole, e qui siamo tutti, c'è qui anche il sindaco di Gorizia e c'è l'assessore alla cultura e ti mandiamo un grande abbraccio e un augurio che tu possa ristabilirti al più presto e a parte che noi ti vediamo comunque tutte le mattine col minuto di storia che ti ci regali tutti i giorni, per cui già di questo ti ringraziamo, per cui ti ringraziamo anche per questa sera, per averci salutato e poi grazie. Ecco, grazie.